La notte magica arriva quando meno te l'aspetti. Il Palermo compie un'autentica impresa titanica sul campo del Catania, regalando ai propri tifosi lacrime di gioia e una notte all'insegna della festa. I rosanero, nelle mani del tecnico Giacomo Filippi da soli 4 giorni, espugnano per 1-0 il campo dei rossazzurri e danno un calcio alle critiche delle ultime settimane. Crivello e compagni compiono il classico miracolo sportivo proprio nel momento più difficile dell'intera stagione. E il regalo per i tifosi rosanero assume un valore ancora più grande. È stato l'uomo dei record, Mario Alberto Santana, a decidere il derby di Sicilia. L'argentino è entrato in campo nella ripresa e dopo 5 minuti ha disegnato una parabola perfetta, spedendo la sfera sotto l'incrocio dei pali alla destra di Confente. Emozionante la corsa sotto la curva del Massimino, desolatamente vuota, del giocatore simbolo rosanero, da ieri il primo nella storia ad avere segnato con la maglia del Palermo in tutte le categorie, dalla Serie A alla Serie D. Quella rosanero è una festa ancora più grande perché è giunta nonostante l'espulsione di Marconi. Il cartellino rosso al difensore era stato sventolato nel primo tempo per un fallaccio a centrocampo. Il Catania, che con il rosa ha dato vita ad una partita vibrante e agonisticamente di ottimo livello, ha un conto aperto con la dea bendata. Tanta la sfortuna sotto porta, con un palo ed una traversa colpiti nella seconda frazione con Russotto. La vittoria permette al Palermo di riavvicinarsi proprio agli etnei in classifica, ma l'esame di maturità, l'ennesimo in questo campionato, sarà inevitabilmente quello di domenica al Barbera contro la Juve Stabia.